Ciao ragazzi, oggi un video che non c'entra niente con elaborazioni, modifiche o lavoretti in genere. Come vedete sono qui con i miei mezzi principali, i mezzi che voi appassionano, c'è il Ciao, c'è la Vespa, ho anche la Lambretta, ho anche la moto e mi collego a sta cosa perché so che costano tanti soldi tutte queste cose, ma sono soldi miei, sono soldi che ho guadagnato col mio lavoro. Chi cerca su Google o chi mi segue sa che ho una carriera da professionista, ciclista professionista. Io non ho mai avuto un papà, anzi non ho mai avuto un papà che mi ha dato una mano. Quindi tutto quello che ho me lo sono creato e me lo sono fatto io. Fatto questa premessa che non sto rubando nulla a nessuno e nessuno mi sta dando una mano, sto spendendo soldi su cose che a me personalmente piacciono. Sono cose che quando ero piccolo vedevo chi aveva soldi e io non riuscivo ad averle. Me le sto comprando adesso che ho 33 anni. Quindi a 33 anni riesco a prendermi dei Ciao e delle Vespe. Quando ne avevo 20 i miei amici andavano al mare e io ero a correre. Quando la gente d'inverno andava a sciare o andava in montagna, passava l'ultimo dell'anno in montagna a festeggiare, io ero in ritiro. Quindi i sacrifici che ho fatto da giovane me li sto ripagando adesso. Giusto per chiarire che non sto rubando nulla a nessuno, sono soldi miei e sono soddisfazioni mie dopo aver sofferto, tra virgolette, da giovane che soldi non ce n'erano in famiglia e mi toccava fare con quello che potevo. Faccio questo video perché già adesso che su YouTube incomincio ad avere qualche iscritto in più, incomincio già a vedere qualche commento, ma me li hanno già fatti su Instagram dove ho già abbastanza follower e già anni fa mi era stato detto che praticamente l'elaborazione ad esempio della Vespa vale più della Vespa stessa. È vero, pochi giorni fa mi è stato detto che lo scarico di DAV Garage di Davide Poto costa più del Ciao stesso. È vero. Mi è stato detto che con i soldi che ho speso per la Vespa mi compravo una moto. È anche vero questo, l'elaborazione non costa poco. Mi è stato anche detto che con i soldi si fa tutto. Qua è già un po' diverso, perché con i soldi puoi comprare i pezzi, puoi comprare pezzi di qualità per la Vespa, ma fare la Vespa come l'ho fatta io, con i soldi non la fai. No, con i soldi non trovi un manubrio modificato, una forcella modificata, un ammortizzatore posteriore modificato, un telaio rinforzato, un motore non lo chiudi coi soldi. Boh, cioè io ho provato a metterci le banconote, ma il motore non si chiudeva da solo. Ma a parte questo, il resto è vero, costano di più dei mezzi stessi. E mi collega a un commento che mi ha fatto pensare, che mi fa: quando vede una marmitta che costa più del motorino, in questo caso era il Ciao, mi fa ridere. Può fa anche ridere, ma dopo io penso a tutte le persone che ci sono dietro a una marmitta. C'è un'impresa, c'è un piccolo imprenditore o non lo so, o un ragazzo che si è appena aperto qualcosa che incomincia a far marmitte. Se ragioniamo tutti in questo modo, che non ha senso comprare robe che costano più del mezzo stesso, non esisterebbe le Monfa, non esisterebbero le Endurance di Vespa e delle Lambrette, non esisterebbe, vabbè, mi sembra che non c'è più il VPI, il campionato italiano Vespa. Non esisterebbe Zirri, non esisterebbe Falk, non esisterebbe Polini, Pinasco, Malossi, non esisterebbero tutte queste imprese più o meno piccole. Immaginate quante persone ci lavorano dietro, quante persone appassionate ci lavorano. Quindi non è che faccia tanto ridere il prendere una marmitta che costa più del mezzo, fa più ridere commentare sta cosa, perché come ripeto c'è tanta gente che c'è dietro, c'è tanto lavoro di altre persone, quindi noi appassionati che compriamo queste cose qua diamo modo a altre persone di dar lavoro. Quindi sono commenti superficiali, secondo me, che non vedono oltre il proprio naso. Io faccio l'esempio nel mio lavoro, vedo amatori che comprano bici da 10.000 euro e dici perché? Ma se facciamo questo ragionamento qua, allora nessuno comprerebbe le bici e non ci sarebbero squadre per poter far correre gente come me, perché le squadre vivono tanto col vendere biciclette. Quindi è inutile, sono commenti inutili. Quindi vi anticipo già che magari farò l'Energy Extreme. Le spenderò soldi anche là, ma lo faccio prima perché mi piace a me, lo faccio perché so che a voi piacerà un botto. Poi a me che io abbia 3.000 iscritti, 5.000 o 20.000, a me non mi piace far divertire voi. Io soldi li guadagno con un altro lavoro, non sono qui su YouTube per cercare di avere 1 milione di follower e vivere con YouTube, anche perché adesso riesco a portarvi tanti video, quando incominciano le gare la vedo dura, non riesco a essere continuo su YouTube, quindi è un divertimento per me. Detto
detto questo, evitate sti commenti perché a me non mi offendete, ma secondo me offendete gente che magari ci lavora dietro come Dav Garage. Onestamente per me non è una marmitta quella là, è un'opera d'arte, ci mette impegno. Prima di commentare, provate un po' a ragionare su cosa c'è dietro ogni cosa. E poi torniamo al discorso che è successo qualche tempo fa, che avevo postato dei commenti. C'è modo e modo di dire le cose. Se te mi scrivi, cavoli Sasha, però cavoli costa più del motorino quella marmitta. Allora ti spiego, sì, è vero, però sai, me la fanno provare, sono curioso anch'io. Se mi commenti per criticare o giusto per creare astio, allora ti dico la mia. Va bene, non voglio litigare, io sono un po' easy, ognuno è libero di pensarla come vuole e anche nonostante questo video sicuramente ci sarà chi non capisce, dirà che non ha senso spendere soldi su queste cose. E il senso non lo so, onestamente anch'io se ci penso quanti soldi ho speso per queste robe qua, a volte dico ma porca vacca, però cosa vuoi farci? Sono passioni e non riesco a farci a meno. Quindi... Peace and love e ci vediamo al prossimo video.